Cari amici vicini e lontani, bentornati questa sera con una nuova trasmissione di Ascolto Parola sulla piattaforma Telegram. Questa sera abbiamo invitato Vito Potenza, un noto esperto di diritto sul territorio libero di Trieste e di annessi e connessi della resa incondizionata dell'Italia, trattato di pace, una storia molto interessante per quello che riguarda le nostre terre e con possibili sviluppi economici per questa città. Il titolo di base doveva essere Territorio libero, quali sono le forze interessate che si oppongono a esso e perché. Poi questo pomeriggio, passeggiando per la città, ho trovato su un cartellone scritto fuori gli occupanti, TLT, fuori gli occupanti. Perché? Partiremo da questa frase per sviluppare il discorso del territorio libero e sull'eventuale convenienza, sì, convenienza no, nell'attuarlo qui a Trieste. Grazie. Ecco Vito, a te il microfono. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ho visto quel cartellone che scriveva TLT fuori gli occupatori. Che dire, posso solo spendere qualche parola su quella scritta che, al di là che può essere considerata appunto una bruttura o imbrattare un cartellone, però di base c'è un fondamento giuridico, perché ovviamente lo Stato italiano è stato chiamato a Trieste ad amministrare questo territorio, e per questo che chiunque di voi vada presso il Palazzo di Governo vedrà a destra la scritta Prefetto di Trieste e a sinistra Commissario di Governo. Noi siamo una delle poche province in Italia, assieme a Trento e Bolzano, ad avere il Commissario di Governo, dunque abbiamo questa figura per il semplice fatto che col memorandum di Londra del 1954 del 5 ottobre, esecutivo il 26 di ottobre, l'Italia è entrata ad amministrare Trieste perché l'aveva persa col trattato di pace del 1947, con l'articolo 21, il quale stabilisce che con l'entrata in vigore del trattato di pace l'Italia perdeva la sovranità sul territorio libero di Trieste. Dunque la sovranità mai acquisita, è centrata questa amministrazione che dovrebbe essere gestita appunto dal commissario di governo, però poi l'Italia si è allargata e ha imposto le proprie leggi, forzando il diritto internazionale, forzando tutto quello che lei stessa ha riportato all'interno della Gazzetta Ufficiale, che ricordo che è la raccolta delle leggi della Repubblica Italiana, il quale insomma sostiene in tantissimi decreti, in tantissime leggi di ratifica che sta amministrando questo territorio. Cosa significa amministrare rispetto al fatto di avere la sovranità? Significa che loro devono gestire il nostro territorio in base alle leggi internazionali che noi abbiamo e alle leggi che sono state stabilite con le gazzette ufficiali del governo militare alleato fino al 1954. Poi con la venuta dell'Italia, lei, diciamo che tutte le leggi che dovevano essere applicate su questo territorio, fatte a Roma, dovevano essere estese con un decreto specifico da parte del commissario di governo per poi poter essere applicate. Se voi andate a vedere, digitate sul dizionario Broccardi, ad esempio, cosa significa commissario di governo per Trieste, vedrete che il compito del commissario di governo è far sì che il trattato di pace venga rispettato. Dunque, dove sta la differenza? Che una volta che viene promulgata una legge a livello romano, per essere estesa al territorio libero, il commissario di governo deve verificare che non sia incompatibile col trattato di pace.
E di fatto, avendo fatto questa operazione, avendo disatteso queste norme, l'Italia sta occupando ogni volta che impone di forza le tasse. Poi l'apoteosi che è riuscita a raggiungere con questo capolavoro diciamo così, del lockdown con questi arresti domiciliari a cui ci siamo stati imposti, ecco, ci ha privato addirittura della libertà, lì proprio l'ha fatta grossa a mio giudizio. Anche perché non ha violato solo i diritti dei cittadini del territorio libero di Trieste, ma ha violato le libertà fondamentali, quelle che sono concepite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, che è la pietra miliare, in buona sostanza, delle libertà fondamentali. E cosa dire altro su questa questione? Ci stanno occupando, in buona sostanza, ci stanno occupando. Il trattato di pace è legge cogente all'interno, diciamo così, del diritto italiano, deve essere applicato, non può essere interpretato. È una norma self-executing, che nel diritto internazionale significa che non può essere interpretata, deve essere applicata così come sta. Dunque, nessun giudice può dire che il trattato di pace sia valido o meno. Nessun giudice può dire il trattato di pace. Io prima abbiamo sentito di cotte e di crude, ad esempio, sulla questione portuale, il 15 ottobre, quando c'è stato il nostro porto internazionale, quel presidio per il No Green Pass, ma aveva tutta una serie di risvolti anche economici. È chiaro che all'interno i portuali facevano una battaglia per l'allegato ottavo. L'allegato ottavo non è altro che un allegato del trattato di pace, il quale è suddiviso, quello che riguarda il territorio di Trieste, è composto dall'allegato sesto, che sono le norme definitive per il nostro territorio, l'allegato settimo, che era praticamente quella norma transitoria per la quale il nostro territorio veniva amministrato fino a che non si fosse stabilizzato all'interno del territorio libero, l'assemblea popolare, che è, diciamo così, l'organo legiferante, è il consiglio di governo, che è l'organo esecutivo, e dunque dovevano insediarsi questi due organismi. E nel frattempo, appunto, c'era questo allegato settimo che stabiliva l'amministrazione di questo territorio da parte degli angloamericani, poi col memorandum di Londra, appunto, da parte del governo italiano. Badate bene, su mandato governativo, cioè significa che non entrava nel nostro territorio lo Stato, ma semplicemente il governo italiano per amministrare, un po' come amministra l'amministratore un condominio, diciamo, non è titolare degli appartamenti, ma semplicemente amministra gli interessi di quel condominio. Così lo è per il nostro territorio. Ci sono delle sottili differenze tra la figura del prefetto, che non è legittimata a stare sul nostro territorio, rispetto al commissario di governo, perché il commissario di governo ha le dipendenze della presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il prefetto è alle dipendenze del Ministero degli Interni, dunque ci sono cose molto ben distinte. Il prefetto è una forzatura. In realtà il commissario di governo è stato, il primo commissario di governo è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica nel 1954, a dicembre, il primo commissario di governo per il territorio libero di Trieste. Qui arriviamo un po' anche all'aspetto economico che ci riguarda anche in questo momento per le questioni economiche, soprattutto legate alla questione della Varsiga. Il primo commissario di governo, praticamente Giovanni Palamara, cosa ha fatto? Ha istituito il porto franco industriale, il punto franco industriale, tutta quell'area di via Caboto che dovesse essere una zona operativa in regime, diciamo, di punto franco, e che può essere allargato ed esteso a tutto il territorio, ed è quello che, diciamo, noi come governo provvisorio per il territorio libero, perché abbiamo costituito assieme a dei triestini emigrati all'estero questo governo provvisorio in esilio. Dunque, stiamo battagliando per i diritti di Trieste un po' all'estero a livello di Nazioni Unite, ma anche sul territorio abbiamo avuto un mandato assieme grazie a Ugo Rossi, che con il quale collaboriamo da un po' di tempo, e poi ultimamente anche col suo sostituto, con Marco Bertagni. L'abbiamo ricevuto come governo provvisorio su questa specifica questione un mandato del Tribunale
E dunque, per ottemperare e diciamo così onorare questo mandato, abbiamo pensato, visto la crisi che si sta verificando da Varsavia, ma noi pensiamo che sarà una situazione che deflagrerà da qui a breve, dunque pensiamo che l'unica opportunità per Trieste in questo momento sia valorizzare e rendere operativi, perché legalmente c'è manca solo la volontà politica, rendere operativi i punti franchi, che sono queste zone speciali che ci darebbero, diciamo così, un gran privilegio fiscale che lo Stato italiano ha riconosciuto firmando il trattato di pace. E cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di, assieme quel 3V, in quel momento con Marco Bertali, di fare questa mozione urgente, con la quale noi abbiamo preparato il testo parlando con Marco, il quale ha fatto proprio questo intendimento. Ha presentato una mozione, ma è stata congelata, però diciamo che l'altro giorno appunto è passata alla riunione dei capigruppo la resa ammissibile, dunque il Consiglio Comunale discuterà dell'estensione a tutta Trieste, questo stiamo richiedendo noi, delle zone franche, che ribadisco sono previste per legge internazionale e per legge italiana. Pensate che sono discorsi un po' complicati, mi rendo conto, però sono molto, molto interessanti in questo momento, perché secondo noi potrebbero risolvere, diciamo, gran parte dei problemi che abbiamo in questo momento. Vito, sì, sì. Una domanda, poi ti lascio continuare, però mi è venuta così al volo. Allora, adesso da quello che i mass media stanno parlando, si prospetta un inverno lungo, freddo e triste, no? Manca il gas, manca questo, manca quell'altro, manca quel terzo. Con l'applicazione delle zone franche e del territorio libero, oppure delle zone franche, adesso non so perché non sono un tecnico, tu pensi che il discorso ad esempio dell'energia elettrica si può risolvere? Se sì, come? Allora, io penso che si possa, quantomeno, allora io non ho la bacchetta magica, noi abbiamo visto che all'interno del trattato di pace ci sono tutta una serie di disposizioni che garantiscono a Trieste e al suo territorio, uno, un privilegio fiscale, due, come dire, un sistema per creare una ricchezza per il territorio in modo che si possa autosostenersi, perché di base gli allegati del trattato di pace per quanto riguarda il territorio di Trieste non è altro che un business plan, cioè un business plan fatto da un economista che vedeva lungo e che praticamente stabiliva per questo territorio delle disposizioni agevolative. Riguardo l'energia, come dicevo prima del trattato di pace, il trattato di pace è composto da vari allegati, allegato settimo, l'ottavo, che è quello che interessa Portuale, perché non altro non è che la gestione del porto libero di Trieste, che è un porto libero, non franco, potremmo aprire una parentesi anche su questo, e questo me l'ha confermato Zeno D'Agostino una volta che sono stato in via privata, abbiamo fatto una chiacchiera fuori dal convegno, e si discuteva appunto di legato ottavo, io ho fatto un intervento e lui mi ha detto: guarda, io ero a Roma e ti garantisco che diciamo così, che il sottosegretario ha detto le stesse cose che dicevi tu, ha parlato di porto libero, non di porto franco. Questo implica delle differenze che magari ne parleremo in un'altra sede. E questo è l'allegato ottavo. Poi c'è l'allegato nono, l'allegato decimo e l'allegato quattordicesimo. L'allegato nono, riguardo l'energia, stabilisce, questo noi abbiamo fatto un progetto che poi non siamo riusciti a portare a termine per una serie di difficoltà, abbiamo pensato di creare un gruppo d'acquisto, ne abbiamo già discusso Maurizio qualche tempo fa, ma poi purtroppo io sono un libero professionista, sono molto impegnato, non riesco a dedicarmi totalmente a questa cosa tipo a 10 ore al giorno, perché per questo diventa un lavoro, però all'interno magari diciamo, siccome verrà pubblicato sui nostri canali e siamo anche ascoltati in giro per il mondo, e parlo per cognizione di causa, magari se c'è qualcuno che pensa che si potrebbe sviluppare questo progetto del gruppo d'acquisto dell'energia, magari ci contatta attraverso il numero di telefono dell'assistenza Alistair e magari eventualmente possiamo un po' coordinarci. Il mio commercialista ha avviato un gruppo d'acquisto, l'abbiamo chiamato Free Energy, perché? Perché praticamente, qual era il discorso? Che l'allegato 9 stabilisce, all'epoca appunto si parlava di risorse idroelettriche, ovviamente, perché si parliamo del 1947, e si stabiliva che il territorio di Trieste poteva richiedere
l'energia elettrica a più prezzo conveniente rispetto a quello che veniva data dall'Italia o dall'ex Jugoslavia, attualmente Slovenia. Dunque, fa da sé che in questi giorni il presidente della Camera di Commercio Paoletti e il direttore della Confartigianato hanno detto, e noi l'ha detto Vito Potenza, hanno detto che si potrebbe fare un discorso di vedere di importare da Kursko, una centrale nucleare che la notte praticamente è sovracrea energia, diciamo più di quello che necessita la Slovenia, di importare energia elettrica a prezzo, diciamo, calmierato, vista la situazione. E noi abbiamo diritto per legge queste cose, tanto che ci sono dei ponti di interconnessione, qui abbiamo tutti i decreti, le norme, che abbiamo fatto il pacchetto completo, e in quali sostengono che praticamente arriva l'energia da là, solo che ci passa sopra la testa, quando noi dovremmo calare da questi ponti che conducono elettricità. Dunque qua bisogna fare un discorso e fare un'azione politica, perché è quella che manca, le norme ci sono tutte, e ho parlato con degli esperti, i quali mi dicevano, sì, hai ragione, però l'unico problema che sarebbe appunto che questi, diciamo, sorta di broker che importano energia, che ovviamente, sa, se si vede questa energia soffiata da parte di un territorio, non so come la prenderebbero, ma chiaro che se si fa un'azione politica e si impone questa cosa, che il territorio la richiede, credo che la forza, i rapporti di forza andrebbero a cambiare, no, in questa situazione qua. Ma noi abbiamo tutte le carte in regola per fare queste operazioni, no? E sai, quello che a me fa caponare la pelle è il fatto che di queste cose nemmeno si discute. E poi la gente dice, ma sa, ma le cose non le sapevamo, però quando uno te le dice, voi non state a ascoltare, perché parlare di territorio libero a Trieste in questo momento sembra che sia come una bestemmia, ecco, io dico a tutti, prima approfondite, io sono abituato per professione in generale che prima di dire una cosa che... come si poteva fare, sono stato educato da bambino con il cibo, dicevo non mi piace, ma prima assaggia e poi devi dire se mi piace o no, la gente nemmeno assaggia e giudica, no? Allora, la questione di Trieste è molto, ma molto particolare, è una questione di primissimo livello, tanto che io ho collaborato con una mia amica che sta a Bristol, che ha fatto questo studio sul territorio di Trieste, ha fatto questa pubblicazione all'Università di Malta assieme a un professore di diritto internazionale, che fa di relazioni internazionali, e ha stabilito che la situazione di Trieste è quella riportata nel trattato di pace, nulla è stato modificato perché non era possibile modificare. Noi siamo in questo momento amministrati da un governo, quello italiano, che comunque ha violato tutta una serie di norme internazionali pesantemente, perché ha fatto sparire una popolazione, ricordo, cioè approfondendo queste sono cose che io ho scoperto agli archivi delle Nazioni Unite a Ginevra, e dunque ha fatto violazioni pesantissime nei confronti di questo territorio. Facendo un parallelo e collegandomi alla questione della guerra in Ucraina, il ministro degli esteri Lavrov ha detto che in questo momento è in discussione il diritto internazionale, cioè il diritto internazionale nasce nell'immediato dopoguerra, Trieste nasce nell'immediato dopoguerra, qui le violazioni del diritto internazionale le hanno commesse anche gli italiani a Trieste per quello che ci hanno fatto, in buona sostanza, cioè il fatto che hanno perso la sovranità, il fatto che la stanno simulando, il fatto che esercitano dei poteri che non gli competono, sono violazioni pesanti su questo territorio. La questione della Varsine in questo momento, secondo me, rientra anche in questo discorso dell'allegato ottavo dei punti franchi, perché ricordo che la British American Tobacco, la cosiddetta BAT, che si sta insediando in Trieste è una zona extraterritoriale, non extradoganale, stiamo facendo anche confusione su questi termini, perché extraterritoriale è l'ICGB, che abbiamo visto cosa è successo poco tempo fa, ha stabilito che quella è una zona extraterritoriale sotto sovranità, diciamo così, passatemi in termini improprio, sovranità ONU internazionale. Oggi La Verità ha pubblicato un articolo sull'ICGB sostenendo questa cosa qua, notizia d'oggi, e come l'ICGB è praticamente extraterritoriale, così lo è Trieste, e Trieste era una zona che era della Varsavia. Io, se fossi nei imprenditori finlandesi, qualche domanda me la farei, perché questi operano in regime di punto franco e noi no. Allora la proposta nostra, prima con questa mozione, qual era? Di allargare queste zone franche, perché anche se la Varsavia va via e noi allarghiamo le zone franche, siamo convinti che altri imprenditori verranno ad investire in questo territorio, come voleva investire la Philip Morris,
che non è stata nemmeno udita dalla politica locale, e invece a Bologna ha aperto, diciamo, una fabbrica e ha creato 600 posti di lavoro. La Microsoft voleva investire all'interno del porto Franco Nord, cosiddetto impropriamente Porto Vecchio, e diciamo non è stata nemmeno ascoltata dai politici, si è portato via quell'area di allargamento della città, urbanizzando un'area di 70 ettari, che è una zona franca tra le più potenti a livello europeo, perché è l'unica zona nella quale si possono trasformare le merci in regime di punto franco. E questo è un problema, perché l'Europa non contempla questa tipologia di trasformazione all'interno della zona franca, ma per noi è uno strumento eccezionale, perché significava importare prodotti, trasformarli in regime tax free, e una volta che si li esporta da questa zona franca si paga le tasse unicamente nel momento d'arrivo al paese di destinazione. Dunque questo a livello economico è un grandissimo privilegio, e per noi abbiamo tutti questi, diciamo così, tutti questi diamanti sotto i piedi, però insomma ci stanno raccontando che sono pezzi di vetro. E dunque dobbiamo ragionare, a mio modo di vedere, in questi termini, purtroppo, perché la storia ce lo sta imponendo. Vedete, io ho un libro qua che non sono riuscito a leggere tutto, tra gli altri, riguardo la questione di Trieste, di un certo Bogdan Novak, che era un professore di storia lubiana, che ha scritto il libro Trieste 41-54 e spiegava, diciamo, tutte le situazioni che si sono verificate in quel lasso di tempo, incluso la questione del territorio libero, e ha detto: guardate, la questione del territorio libero ritornerà prepotentemente alla ribalta nel momento in cui l'Italia entrerà in una grande crisi economica, ed è quello che stiamo assistendo. Abbiamo un paese che ha un prodotto interno lordo di 1.800 miliardi a fronte di un debito pubblico di 2.800 miliardi. Abbiamo un paese che sta chiedendo uno scostamento di bilancio di 30 miliardi dalle varie forze politiche per, diciamo, coprire il costo energetico, quando praticamente da 80 miliardi all'anno di interesse sul debito pubblico ne sta pagando 130. Avevamo un rapporto tra prodotto interno lordo e debito del 135% prima del lockdown, e siamo finiti al 154%. Questo paese ha serissimi problemi. Dunque, l'ha detto molto chiaramente il ministro delle finanze, che non è possibile fare lo scostamento di bilancio, che non è possibile. Sì. Scusa un attimo, bisogna che ricordiamo anche agli nostri ascoltatori che se vogliono intervenire possono farlo, con domande. Sì, se sono problemi, io sono qua per rispondere. Sto cercando di fare una premessa un po' generale di un tema che è complicatissimo, è molto molto vasto, e per questo ho delle difficoltà a riassumerlo in poche righe, però voglio dire, quello che dovrebbe interessare ai triestini in questo momento è come risolvere il problema economico che ci sta tanagliando, perché non c'è solo la Varsita. Ricordo che la Tirso ha 250, la Flex ha messo tanti interinali, ha licenziato tanti interinali, dunque abbiamo il problema della Principe, abbiamo un sacco di problemi a livello occupazionale in questo momento, e nessun politico fa scandalo che dopo che Marco Bertagli ha presentato la mozione con queste tematiche, la mozione urgente, e gli è stata congelata, e il comune di Trieste, il consiglio comunale, ne ha fatto solo che una mozione nella quale esprimeva solidarietà ai lavoratori. Voglio dire, siamo messi male se pensiamo che attraverso le voglie che non abbiamo più argomenti a livello economico. Noi pensiamo di averceli questi argomenti, stiamo portando avanti da 11 anni questo discorso, e crediamo su un passaggio che forse non ho capito bene. Tu mi vuoi dire, correggimi se sbaglio, che il consigliere Marco Bertagli, ex consigliere, lui ha, diciamo, presentato una mozione riguardante il, come si dice, l'installazione di una zona franca, capito bene? Sì, esatto. No, delle zone franche, perché Trieste può essere tutta zona franca. Ecco, ha presentato una mozione al comune di Trieste chiedendo, diciamo, lui ha chiesto l'istituzione, cioè che il comune di Trieste richieda un tavolo assieme al direttore del porto, al presidente dell'autorità portuale, perché anche lì bisogna discutere su queste cariche, che è un po' complicato, però rimaniamo Zeno D'Agostini in questo momento, così è chiaro per tutti, assieme al commissario di governo, non al prefetto, Annunziato Bardè,
a chiedere un tavolo per discutere di queste tematiche. Perché? Perché l'allora commissario di governo Adelaide Garuffi ha già esteso la zona franca alla Summer Shipping, che è un operatore portuale, per 3.000 metri quadri. E dunque noi, tramite tutta una serie di cose, di persone che conoscevamo, abbiamo ricevuto questo documento e abbiamo visto che questa cosa si fa, l'abbiamo prodotta al consigliere Bertani, lui l'ha valutata e ha presentato questa mozione dicendo: discutiamo di questa cosa con, diciamo così, le istituzioni preposte. Era questo l'intento della mozione. E il comune, se ho ben capito, il comune di Trieste, anziché fare sua questa mozione, si è limitato a mandare un messaggio di solidarietà ai lavoratori della Valsina, giusto? Questo sì, in prima battuta, sulla mozione urgente, però è stata rimandata ai capigruppo, notizia di 4-5 giorni fa che il capigruppo l'ha resa ammissibile, dunque il Consiglio Comunale discuterà. Però mi raccontava Marco che purtroppo le tempistiche del Consiglio sono bibliche, e lui pensa che questa cosa verrà fatta prima di 5-6 mesi. È dunque fuori tempo massimo, e questo è il problema. E per questo volevo darvi questa notizia. Oggi ci sono riuniti con, diciamo, un po' dei miei collaboratori e abbiamo stabilito, magari qua con l'Alistair ci potrebbe essere di grande aiuto, avvieremo con giovedì 15, questo sarà, siccome noi il 15 settembre festeggiamo sempre l'entrata in vigore del Trattato di Pace, che sono 77-78 anni che è, 1947 oggi, e il 15 di dopodomani, giovedì, e il 15 di settembre 2022, faremo questo presidio per festeggiare questa cosa e lanceremo questa petizione popolare da far sottoscrivere i triestini per sollecitare il comune quanto prima a discutere di questa mozione. Dunque, se i triestini aderiranno in massa su questa proposta popolare, è chiaro che andremo a sollecitare fortemente al Consiglio Comunale a discutere di queste tematiche, perché ovviamente ora come ora sono temi scomodi e spinosi, questo politicamente, legalmente sono tutte le luci del sole, tutti chiaro. Va da sé che a discutere di questi temi andiamo un po', come dire, a creare un po' di fumo a livello politico, perché ovviamente io penso che forze politiche come Fratellia e cose così non vogliono nemmeno sentire parlare di queste cose, perché significa... No. Una cortesia, non far nomi dei partiti perché siamo sotto campagna elettorale. Scusa. Volevo dire, queste forze politiche non condividono proprio queste tematiche, e quando io sono stato candidato nel 2016 come sindaco portando avanti il discorso appunto del porto internazionale, delle zone franche, era praticamente il mio cavallo di battaglia, e diciamo che sono state le forze politiche principali che mi hanno osteggiato in buona sostanza. Addirittura Giacomelli ha detto che sono fesserie, io ho pubblicato varie volte sulla mia pagina Facebook questi video che sono tutte fesserie, queste cose qua, ed oggi come oggi Giacomelli nel 2020, l'ottobre, ha presentato questa mozione 200 dove appunto richiamava questo eccezionale strumento, parole sue, eccezionale strumento di politica industriale che altro che non è la messa in esecuzione del trattato di pace con questo decreto 1430 del 1947. Dunque La questione è questa. Io auspico che, come diceva Novak, i triestini in questo momento in cui il bel paese ha grande difficoltà si concentrino un po' sulla tutela del proprio territorio, come non fanno perfettamente anche altri. Io, per dire, un amico che ho conosciuto grazie a questa azione che sto portando avanti a Trieste, lui era presidente dell'EIFA, dunque questo gruppo che ha 11 rappresentanti all'interno del Parlamento europeo, l'European Free Alliance, questo cocco che è capo di gabinetto nella giunta di Solinas, ha pubblicato proprio ieri che la ZES, le zone economiche speciali in Sardegna, con ieri sono diventate operative. Dunque la Sardegna si è svegliata, è una zona comunque depressa, sono zone operative, ovviamente zone speciali, alcune hanno dei regimi agevolati, non come le nostre che sono internazionali, previsti da un trattato di pace che è praticamente di priorità assoluta, insomma, come a livello giuridico, però diciamo in Sardi si sono mossi, non riesco a capire perché i triestini non si interessano a questi argomenti, in un momento così complicato e difficile, come dicevi tu, andremo incontro a un inverno difficilissimo, il potere d'acquisto scenderà in modo preoccupante,
l'inflazione sappiamo già che si aggira intorno al 9-10%, e dunque il costo dell'energia sarà complicatissimo, difficile per noi, e dunque dobbiamo valutare se è possibile valorizzare queste argomentazioni che hanno basi legali ineccepibili e vedere se politicamente riusciamo a fare qualcosa. Ecco, per questo la collaborazione è fondamentale in questo momento. Ecco, grazie. Io sono Ornella Bonetta e volevo fare un po' di domande, ho preso degli appunti. Allora, prima di tutto vorrei sapere il titolo del libro dell'amica di Bristol. Non è un titolo del libro, non è un titolo, ma è semplicemente è una pubblicazione, è un articolo. Sì. È un articolo solo? Sì, un articolo composto da varie pagine, ma comunque posso fornirglielo adesso su PayPal. Ecco, va bene, va bene, va bene. Poi... Non so se riesco... Un attimo che... Eccolo sì. Qua, ce l'ho qua. E io ho fatto una traduzione così in inglese, stanno facendo la traduzione, ma adesso vi do un'anteprima e quanto prima cercheremo riflessioni sul status del territorio libero di Trieste. La rubrica dell'Università di Malta è Small States and Territories, praticamente Peter Clegg, University of West England di Bristol, United Kingdom, e Marina Coloni è la pubblicatrice. Dunque, Marina Coloni. Guardi, lei ha dato il titolo e anche l'editore e il luogo, quindi è meglio se lei magari all'Alistair, a Maurizio, dà i dati completi bibliografici di questo studio, che così poi lo abbiamo corretto. Io posso dare a Maurizio il link dell'Università di Malta, dove voi vi collegate direttamente e andate a vedere. Ecco, ottimo, ottimo. Poi volevo fare un'osservazione da cittadina. No, io sono una militante dell'Alistair, quindi sono attiva sulla piazza già da parecchi anni, però come cittadina privata direi che le ragioni del territorio libero di Trieste di cui lei fa parte sono veramente poco conosciute, e direi che la generazione più vecchia ne sa qualcosa, la generazione più giovane non ne sa niente, quindi mi viene in mente la grande e deficiente ereditizia campagna elettorale che ha fatto Francesco Tempo, è riuscito a mobilitare le piazze, e perciò secondo me se voi vi uniste anche magari con il nostro aiuto per fare continue martellanti manifestazioni nelle piazze, nei teatri, negli auditorium, questa cosa verrebbe finalmente alle orecchie di tanta gente. Adesso pochissimi sanno del problema, e quei pochi che ne sentono parlare dicono: ah sì, quei matti, sì, del territorio libero, ah sì sì, quei matti, così, sì, no? Sì, lo so, perché posso rispondere a questa cosa. Allora, sì. C'è un problema di fondo. Il problema di fondo è che la politica italiana si è inserita a Trieste in modo, diciamo, abusivo. Okay? Questo è di fatto, perché ci sono le leggi, cioè loro dovevano amministrare attraverso questo commissario di governo, poi piano piano si sono inseriti e hanno sostituito questa cosa. È chiaro che adesso noi siamo un anello debole della situazione, nel senso che, per dire, dobbiamo fare una politica contro uno Stato che ci ha preso per i fondelli per 70 anni. Guarda, io sono arrabbiatissimo sta cosa, perché mio padre è della Guardia di Finanza, no? Una delle cose che mi sono state date conto è ha detto: ma come, figlio di un finanziere, poi si sono informati i vari apparati su questa cosa, e hanno detto: e come tu porti avanti questo discorso? Perché io porto avanti un discorso di verità. A me hanno sempre insegnato che quando tu porti la verità non devi paura di niente. Però portare la verità e dire che un mastodonte come l'Italia, con quel sistema organizzativo, ci ha raccontato un sacco di frottoli, ha fagocitato un territorio che ha perso, ha imposto delle tasse illegali. Guardate che Pagliarini nel 1996, ministro della Lega, ha detto pubblicamente che dal territorio di Trieste sono stati portati 20 miliardi delle vecchie lire illegalmente. Via da qua. Vi lascio pensare i numeri che hanno fatto questi. Non voglio pensare dopo quasi 26 anni quanti soldi si stanno portando via dell'IVA. Noi abbiamo fatto delle posizioni fiscali. C'è un processo che si sta avviando, una causa contro l'imposizione, che è arrivata addirittura in Cassazione. La Cassazione ha negato che il territorio libero di Trieste esista, quando questa pubblicazione fatta
all'Università di Malta con tre supervisori di diritto internazionale, i quali non sono riusciti a smontare la tesi, perché per smontare questa tesi mi procura i documenti. A me non interessa che quattro giudici che si reputano autoreferenzialmente vanno a dire che è una grande castronata, che questa cosa non è mai esistita. Lo devono dire carte alla mano, noi i documenti li produciamo, tanto che ci dicono, boh, i TLT sono quelli delle carte, no? Noi abbiamo delle carte, abbiamo del diritto internazionale. Da noi, vicino a noi, sta scoppiando una guerra, sta facendo migliaia e migliaia di morti, per il semplice fatto che un accordo in stato bilaterale come gli accordi di Minsk non sono stati implementati. Sì. Mentre qui a est l'Italia non rispetta il trattato di pace e fa quello che vuole. E dunque per noi è difficile portare avanti un discorso di questo tipo quando affrontiamo questi poteri forti che hanno in mano tutti gli apparati mediatici, che hanno in mano la politica. Signor Potenza, io lo so che è difficile, però bisogna martellare con parole chiare, comprensibili, e la gente vedrà che la gente capirà. Fra l'altro, in quella conferenza stampa che c'è stata, non so se in luglio, si ricorda, al Caffè San Marco? Io con Marco, sì, l'abbiamo fatto. Ecco, c'ero anch'io là, e avete spiegato anche che tutto quanto è attuabile, ma che però è necessaria una grande richiesta popolare. È vero questo? Ho capito bene? Cioè che la gente dovrebbe chiedere che venga applicata l'amministrazione prevista, quella... Per non andare proprio, diciamo così, nel crudo su questi temi, che comunque, ad esempio, noi abbiamo fatto una manovra sulla cittadinanza, io stesso ho fatto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata al Comune, il quale io dico, guarda, io sono cittadino del territorio libero di Trieste, perché questo dicono le leggi, l'abbiamo presentata e per dire c'è stata rigettata in modo anomalo, addirittura hanno detto la stessa autocertificazione con la quale loro ci chiedevano di registrare un tipo di spostamento durante il lockdown fatto da Conte all'epoca, l'abbiamo utilizzata questa legge 500 perché prevede anche l'autocertificazione di cittadinanza, e loro l'hanno derubricata come una nota e ci hanno rigettato dicendo, vista la vostra nota, non l'autocertificazione, quando io certifico una cosa, se non è conforme al vero, tu comune devi mandare tutto al tribunale e un giudice mi deve giudicare per gli atti mendaci, ok? E loro hanno fatto tutte le manovre perché non vogliono entrare nel merito, perché allora queste sono cose, diciamo così, estreme, che secondo me solo quelli più preparati dovrebbero andare a fare, oppure quando noi gli spieghiamo e loro prendono coscienza, allora sì. Però, ad esempio, quella questione degli estensioni dei punti franchi, quella cosa, una cosa economica che con buon senso, no? Livigno, ad esempio, è una zona a Sondrio che vive in un regime fiscale agevolato da una vita dal 1910, è una zona dove le sigarette si comprano un euro, la benzina si fa 90 centesimi, proprio perché è un territorio defiscalizzato, come lo siamo noi. Solo che qui da noi la politica non si muove perché preferisce prendere il suo compenso mensile del proprio padrone, che gli proibisce di affrontare certi temi. Allora, cosa deve fare il popolo? Deve sostituirsi alla politica attraverso petizioni popolari, che sono delle investiture che loro danno praticamente a un gruppo di persone che fanno parte del popolo e che chiedono alla politica di portare avanti determinati argomenti. Se questi non lo fanno, si alza l'asticella, si comincia a fare delle manifestazioni, dei cortei, dei presidi, e anche sì, se si riuscisse a fare, questo io l'ho fatto, ma ho speso un sacco di soldi per niente, denunciare ai tribunali internazionali questa, diciamo, a questi abusi che stanno commettendo noi. Riguardo a quello che diceva lei, un altro aspetto, quando noi abbiamo portato avanti la questione del territorio, portando argomentazioni ad un certo livello, richiedendo che le leggi vengano applicate, si è attivata la magistratura. Io ho fatto 7 anni di processo, ho speso 10.000 euro solo per difendermi, e sa com'è finita? Che all'ultimo processo l'ultima udienza hanno prescritto il processo. Dunque noi che avevamo preparato l'ultima udienza, io stesso ho pagato degli avvocati internazionali per portare all'interno del tribunale la nostra questione, ci siamo trovati ad un colpo di coda da parte della magistratura che ci ha fatto crollare. Risultato, ci siamo indeboliti economicamente, ci siamo portati sul ghiaccio su queste argomentazioni per 7 anni di processo, non era l'unico, ne ho fatti 3, assolto da tutti, dunque la mia fedina penale è pulitissima, però
le lascio immaginare le reazioni familiari che ho avuto da persone che mi stanno vicino, che hanno visto che sono finito sulla graticola, tutte quelle risorse che per lottare per un ideale ho portato via la famiglia, sa, è un po' complicato, no, la questione. E chi sì, fa ma... questo? Sì, 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 ho capito. Allora, passando all'argomento invece dei nostri vicini confinanti, cosa dicono gli sloveni e i croati? Sarebbero d'accordo in buona parte anche loro di instaurare questo territorio libero di Trieste? Gli converrebbe anche a loro? Perché l'area andrebbe fino al fiume Quieto, vero Mirna? Esatto, esatto. Sì, per quanto riguarda gli sloveni c'era un gruppo fino a qualche anno fa che lottava, li conoscevo personalmente, adesso loro hanno allentato parecchio, ci sono delle persone che stanno portando a livello fiscale contro il governo sloveno questa cosa, e ovviamente il governo so che è in difficoltà, però sono gruppi molto sparuti in questo senso, perché... Ma siamo sempre lì, sono i governi, si parlano tra loro, sì, fanno sì. Questi conti trilaterali e non c'è una grande, come posso dire, una grande presa di posizione, una grande consapevolezza, perché come diceva lei la gente non conosce, quello che sono convinto, non so se la gente non sa tanto del territorio, no. Però non conosce a fondo... No, credono, è come una leggenda quasi, quasi qua una leggenda questa esatto, qua. Esatto, purtroppo non è così, anzi è una cosa molto stramaledettamente seria, tanto da fare anche paura a mio modo di vedere, perché ha dei risvolti sicuramente certo, interessanti sì. Di violazioni di diritti che sono pesantissimi. Ecco quello che mi fa arrabbiare è sentire parlare di democrazia, di diritti umani... diciamo persone che qui da noi ne hanno fatto carta straccia, ecco, questo mi fa arrabbiare parecchio. Una volta che fosse instaurata l'amministrazione autonoma del territorio libero di Trieste, noi che tipo di sudditanza avremmo nei confronti dell'ONU? No, non è questo, lo spiega molto bene la dottoressa Colloni nell'articolo, e qui si parla di sovranità condivisa. Perché noi siamo, allora, noi non siamo autonomi, noi siamo un territorio internazionale. Esistono tre formule: esiste lo Stato, esiste la nazione, esiste il territorio. Più o meno come ci sono i territori occupati in Palestina, no? Sì. Anche lì, se pensate, Gerusalemme è diventata con una risoluzione dell'Assemblea Generale, però, è diventata territorio internazionale. Così siamo diventati noi nel 1947, ma le Nazioni Unite sono composte da due gruppi fondamentali, ossia è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è il braccio armato dell'ONU, quello che interviene con i caschi blu nelle zone calde del mondo, e l'Assemblea Generale. Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono quelle più forti, quelle più potenti, tanto che all'interno dello Statuto dell'ONU, l'articolo 25, stabilisce che tutti gli Stati che aderiscono alle Nazioni Unite si impegnano loro e i loro funzionari al rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, che sono molto più forti rispetto a quelle dell'Assemblea Generale. Dunque noi siamo nati con la risoluzione 16 del Consiglio di Sicurezza, il quale stabiliva la creazione del territorio libero di Trieste e del porto libero internazionale, che sono due corpi che interagiscono di loro e creano un territorio che è economicamente potentissimo, tanto che noi abbiamo il diritto alla nostra aviazione civile, al nostro registro navale, e questo è, come dire, sicuramente una fonte di ricchezza per il territorio. Tanto che, pensate voi, che l'isola di Jersey, ad esempio, in Gran Bretagna, registra a livello planetario tutti i Cessna, le jet, l'aviazione privata, e si sostiene unicamente col registro dei jet, che è un'economia potentissima per l'isola. E noi abbiamo diritto, ai sensi del Trattato di Pace, allegato 6, articolo 32, che stabilisce che noi possiamo avere questo. Dunque, noi abbiamo tutto ciò che serve per potersi mantenere. Dobbiamo interagire con le Nazioni Unite, noi lo stiamo facendo da vari anni, presenziando i vari forum che si fanno alle Nazioni Unite di Ginevra, io ho presenziato già 4 volte, e stiamo portando avanti un discorso internazionale, però giustamente, come diceva lei, serve che la popolazione si svegli su questi temi. E è chiaro che bisogna portare avanti in modo serio, perché noi abbiamo anche dei gruppi
di persone che cercano in qualche modo di schernire, no? Un po' l'argomento, di squalificarlo, perché evidentemente ci sono dei gruppi al nostro interno che hanno degli interessi magari economici, forse particolari, non lo so, però non si relazionano nel modo adeguato. Vista la vastità e l'importanza dell'argomento, io credo che sia importante affrontarlo in modo molto serio e con una preparazione adeguata, quantomeno a livello di argomentativo. Poi è chiaro, quando si fanno le azioni, anche legali, insomma, ci servono degli avvocati molto ben preparati, noi ne abbiamo avuti, però ad esempio anche loro hanno avuto delle difficoltà poi alla fine su queste tematiche qua, perché vanno contro un sistema molto ben consolidato che non apprezza per nulla questa situazione di Trieste, ecco. Quando c'era Cecovini e c'era l'Aurelia Gruber Benco, io sono del 51, quindi mi ricordo bene tutte queste cose, c'erano parecchie occasioni in cui loro indicevano delle grandi riunioni all'auditorium, che erano molto affollate. Non potreste anche voi organizzare degli incontri in luoghi così aperti al pubblico, tipo teatri, luoghi in cui si può venire in tanti? Sì, infatti si può, proprio prima di rivenire in trasmissione qui da voi ho avuto una riunione proprio con delle persone, perché noi da un paio d'anni abbiamo lavorato un po' più a livello internazionale, abbiamo creato questo nuovo progetto del governo provvisorio e diciamo pensavamo che questa cosa non fosse opportuna al momento, ma oggi con la situazione che si sta creando e dobbiamo ritornare fra le persone, ecco, abbiamo fatto questa valutazione quest'oggi proprio e abbiamo concordato che è necessario rifare quello che lei proponeva. Poi è chiaro che dobbiamo trovare dei collaboratori, anche perché quando si cominciano a muovere i numeri di persone, noi abbiamo fatto io stesso per dire, ero presidente di un movimento pro territorio libero e portavo in piazza dalle 1800 alle 2000 persone. Prima ancora, che questa era una volta che ci siamo separati un po', prima ancora, quando eravamo un movimento compatto, prima di essere, secondo me, infiltrati, diciamo così, sì. E portavamo fino a 7-8 mila. Quando muovi numeri così importanti, devi creare necessariamente un'organizzazione molto ben strutturata, ed è questo che comunque crea dei problemi, perché ti richiede energie e tantissimo tempo, e quella è la grande difficoltà, perché noi ovviamente non essendo diciamo parte integrante del sistema, anzi tutt'altro, non dobbiamo trovare dei finanziamenti, perché poi ci sono anche dei costi finanziari per sostenere tutte queste cose, no? E siccome ci siamo già spesi abbastanza, io personalmente con tutti i progetti che ho messo, poi anche gli altri ovviamente, abbiamo difficoltà, uno, finanziarie, due, di tempo, tre, professionali a creare queste cose. Però se io dico sempre, se siamo in tanti, ognuno dedica una piccola fetta di tempo, questi progetti sono fattibili. Cosa succede? Stiamo giungendo alla fine. No, ancora 10 minuti ci sono. No, sono 50 o meno. No. Sì, il tempo vola. Vito, fai saluti e dopo andiamo in chiusura, dai. Va bene, niente, mi sono ringraziato, quello che posso dire in chiusura è, grazie per aver ascoltato. E quello che posso dirvi è che il tema è importantissimo, dopo 10 anni che ci stiamo affrontando, visto che c'è un mondo dietro a questa cosa qua, inizialmente sarebbe interessante capire cosa è realmente Trieste, perché è un grande territorio con grandissime opportunità, che ha variato per 70 anni. Io dico sempre una cosa, voi dovete pensare solo che questa, che prima della venuta dell'amministrazione italiana nel 1954, questo territorio faceva 257.000 abitanti. Dopo 70 passanti di amministrazione siamo ridotti sotto la soglia dei 190.000. Tutto il mondo si espande sul territorio di Trieste. Un problema dobbiamo conoscere in questo senso. Tutto qua. Grazie Vito per il tuo intervento, grazie a nome del popolo del web, il popolo dell'Alistair, e spero che ci incontriamo la prossima volta, magari la prossima volta vuoi che ne parliamo del porto, così lo sfisseremo il tema del porto, che dici? Sì, diciamo, se dopo aver fatto, come dire, la carrellata, diciamo così, presentativa, magari possiamo scendere nel dettaglio, volentieri, per capire... Se c'è disponibilità da parte vostra, io aderisco con il dietro. Benissimo, allora Vito alla prossima.
Va bene, un saluto a tutti, grazie. Sì, arrivederci. Grazie. Thank you.